L'associazione Spalti, insieme ai soci Coppi di Pistoia, hanno organizzato una camminata culturale con fine solidale dal titolo A spasso con Niccolò Puccini, dove Niccolò Puccini in carne e barbetta, affiancato dalla governante Petronilla, interpretati da Sandra Cerbolini e Sandra Monchi, hanno accompagnato un gruppo di 130 persone in un viaggio indietro nel tempo, con un fantastico racconto attraverso il parco. Niccolò, tornato dal passato, ha raccontato la sua vita, la famiglia, le amicizie importanti, i suoi problemi fisici, la sua umanità verso i poveri, poi i viaggi intrapresi in Italia e in Europa, da dove trasse ispirazione per l'arricchimento del parco. Non credevamo di avere una delusione così di massa, veramente, e pensavamo di avere, è la prima volta che lo facciamo, quindi poche persone, e invece ci siamo ritrovati con una camminata con 130 persone ed è stata una cosa bellissima. Il ricavato è stato pari a 756 euro, che con questo importo possiamo fornire ai pazienti 20 fisioterapie domiciliari. A breve ci saranno altre iniziative, se ci vogliono seguire sui nostri social lo possono fare, siamo sia su Instagram che su Facebook. Sandra, il tuo Niccolò ha conquistato proprio tutti oggi. Grazie, grazie, grazie di cuore, ce l'ho messa tutta e come sempre sapete ce la metto tutta per portare in auge questa grandissima personalità, sconosciuta ai più, ma di una bontà e di una, chiaramente era un personaggio particolare, quindi della nobiltà, però secondo me e secondo tanti ha fatto tanto per la città di Pistoia, teniamone conto. Sempre disponibili quando si tratta di solidarietà. Sandra Birbanti, abbiamo il progetto appunto per la prevenzione del tumore al seno, essendo delle malate ex oncologiche, e quindi perché non farlo, anzi ben venga, dare il nostro contributo se può servire a qualcosa che praticamente la cultura può fare da apripista a tante cose, prevenzione, parlarne, condividere e fare comunità.